poteva mancare Paolo Villaggio tra gli argomenti affrontati da Anna Mazzamauro nell'intervista rilasciata a Caterina Balin. Accanto a Villaggio, l'attrice ha conquistato il successo recitando nei film dedicati a Fantozzi. Il giorno della morte di Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, firmandosi come la signorina Silvana, scrisse: "Con lui è morta anche la mia giovinezza. Fantozzi è stato l'unico uomo che mi abbia veramente amato. Nella sua vita privata, invece, la Mazzamauro è stata mai amata? Tanti uomini mi hanno amata, ma io sono stata una persona fragile perché tutti noi siamo desiderosi di affetto e di amore e quando credi di incontrarlo ti abbandoni completamente anche se spesso sbaglia perché dall'altra parte non c'è tempo. Da quando il mio compagno è morto, circa 15 anni fa, vive perennemente in uno stato di singolarità. Ha ammesso l'attrice che dedica il suo tempo al lavoro che ama immensamente. Aggiornamento di Stella di Benedetto. Anna Mazzamauro apre le danze dell'ultima puntata settimanale di Vieni da me. Caterina Balin, anche oggi, apre i cassetti della cassettiera di Rai 1 insieme all'attrice che percorrerà le tappe più importanti della sua vita. Nota al grande pubblico per aver interpretato il personaggio della signorina Silvani, l'impiegata vamp dei film sulla vita del ragioniere Ugo Fantozzi. Nel corso della sua carriera, Anna Mazzamauro è riuscita a reinventarsi staccandosi dal personaggio che le ha donato successo e popolarità. Oltre ad aver lavorato al cinema e in TV, l'attrice è spesso protagonista di spettacoli teatrali. Nonostante la vena ironica, l'attrice ha saputo anche interpretare ruoli drammatici. Negli ultimi anni è tornata al cinema recitando accanto a Christian De Sica ed Enrico Grignani nei film Poveri ma ricchi e Poveri ma ricchissimi. Attualmente, invece, è a teatro con lo spettacolo Nuda e Cruda in cui un'attrice si racconta dagli esordi cinematografici al successo. Anna Mazzamauro ha raccontato di essere stata picchiata e strattonata da un collega sul set del film Poveri ma ricchi. Quando ho subito una violenza, meglio dire quando sono stata picchiata sul set, sono stata zitta. Per paura. Capisco il terrore che una donna può provare. Sì, anche io che sembro sempre così forte e spavalda, raccontava l'attrice al Messaggero. Poco più di un anno fa, ero sul set di Poveri ma ricchi. Stavano girando e io sarei dovuta entrare in scena mentre gli altri erano tutti insieme ad esultare. Chiesi a Brizzi quale sarebbe stato il mio momento. Mi rispose che, stando dietro la porta, l'avrei capito da sola. Così, tranquillamente mi mise ad aspettare. Anna Mazzamauro tornerà a parlare del triste episodio,